Il Paradiso delle Signore, cambio programmazione, la in onda anche sabato 11 febbraio. Cambio programmazione per Il Paradiso delle Signore 7 nel Day Team di Rai 1. La soap opera campione di ascolti del pomeriggio di Rai 1. Eccezionalmente per la prossima settimana, sarà in onda anche di sabato pomeriggio. I telespettatori appassionati delle vicende dei vari protagonisti del grande magazzino milanese dovranno così ricordarsi di sintonizzarsi sulla rete ammiraglia della TV di Stato anche il prossimo 11 febbraio. Seppur in una fascia oraria diversa rispetto a quella tradizionale. Nel dettaglio, il cambio programmazione per Il Paradiso delle Signore 7 prevede che a febbraio sarà prevista la messa in onda anche di sabato. Eccezionalmente per la giornata dell'11 febbraio, la soap opera sarà trasmessa in prima visione assoluta nella fascia del pomeriggio, ma cambierà orario d'inizio. I telespettatori e appassionati della soap dovranno ricordarsi di sintonizzarsi sulla rete ammiraglia a partire dalle 15:10 circa per seguire il nuovo appuntamento. Il motivo di questo cambio programmazione? Lunedì 13 febbraio la soap opera non verrà trasmessa. Come di consueto, al termine del talk show oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. Ma cosa succederà in queste nuove puntate del Paradiso delle Signore previste dal 6 all'11 febbraio 2023? Le anticipazioni della soap opera rivelano che Maria scoprirà che Francesco ha una grande passione per la moda. A quel punto, lo spronerà a non mettere da parte il suo sogno di diventare uno stilista affermato. Nonostante qualche reticenza iniziale, alla fine il figlio di Palma deciderà di darsi una nuova chance e finirà per entrare all'interno dell'atelier del grande magazzino milanese. Spazio anche alle vicende di Ezio che, in questi nuovi episodi della soap opera, rischierà di scatenare una guerra con il suo ex capo Umberto Guarnieri. Il motivo? Ezio, per far sì che la sua nuova attività possa essere avviata nel migliore dei modi, si metterà alla ricerca di personale valido. Il padre di Stefania potrebbe così strappare via qualche valido collaboratore ad Umberto, tanto da scatenare l'ira funesta dell'astuto commendatore, ex socio della contessa Adelaide. Immediato l'intervento di Gloria, la donna proverà a far ragionare il suo ex e gli consiglierà di non avere un atteggiamento ostile nei confronti di Umberto Guarnieri, dato che rischierebbe di farsi male, data l'importanza dell'uomo dal punto di vista imprenditoriale. Că poate fac doar lucruri care îmi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever.